Non ho paura, dice Don Luigi Ciotti, il fondatore di Libera, dopo le presunte minacce che gli avrebbe rivolto dal carcere Totò Riina, il capo dei capi di Cosa Nostra, intercettato nel carcere di Opera, paragonava Don Ciotti a Don Pino Puglisi. Il servizio è di Enrico Rotondi. In aula, porte chiuse, le parti discutono se una minaccia intercettata in carcere sia un reato oppure no. Totò Riina, il capo dei Corleonesi, collegato in videoconferenza, ascolta in silenzio. Nella stessa aula c'è il destinatario della minaccia, Don Luigi Ciotti, presidente di Libera. I fatti risalgono al 2013. Riina parla a un boss della Sacra Corona Unita, paragona Don Ciotti a Don Pino Puglisi, il parroco di Brancaccio, ucciso da Cosa Nostra. Il verbale di trascrizione riporta una serie di insulti e si conclude con una chiara minaccia di morte. Qui ha parlato Riina, qui ha parlato Lo Russo, qui, cioè, ma non era, nessuno, non sapeva di essere intercettato. Ma attenzione che i modi di mandare segnali fuori, loro sono sempre stati, pur in condizioni difficilissime, maestri. Una minaccia che torna in colloqui successivi. La protezione per Don Ciotti viene rafforzata. È un bersaglio per l'impegno antimafia, ma anche per una risposta data a Ninetta Bagarella, la moglie di Riina. Alla signora Riina ho detto esplicitamente che ero disponibilissimo a incontrare il suo marito, ma che il suo marito doveva fare la procedura che fanno tutti quanti. La Procura di Milano ha chiesto l'archiviazione. È difficile configurare una minaccia in un colloquio privato. Di diverso avviso i legali di Libera e i tanti ragazzi che hanno organizzato un presidio davanti al tribunale. Il nostro cammino non si ferma, il nostro cammino va avanti, non c'è nessun problema, non c'è nessun problema.